competenze e la promozione dei diritti per la realizzazione dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Castelbronese. Questo per chi era già in Consiglio Comunale, è un argomento che è già arrivato diverse volte in Consiglio, perché questa azione di ricognizione e razionalizzazione della legislazione è iniziata già un po' tempo fa. Come è stato detto, diciamo, anche in passato, per quanto riteniamo che sia ovviamente un'azione da perseguire, perché siamo coscienti che in altre realtà esistono delle difficoltà dovute anche a una cattiva gestione di molte società partecipate, che ha portato poi delle conseguenze anche drammatiche nei bilanci di alcuni comuni italiani. Per quanto ci riguarda, questo problema ci sfiora appena, noi non abbiamo avuto neanche in passato delle partecipazioni in società che hanno generato delle perdite, e quindi l'azione che facciamo di razionalizzazione sia in conseguenza di questa disposizione di legge, però non vediamo che sia così una situazione così, diciamo, emergenziale, cioè che sono così ci vediamo fare, però non vediamo che le nostre sono estremamente contenute, anche come percentuali, in società che hanno avuto anche una funzione ritenuta come strategica per quello che riguarda l'azione dell'amministrazione e non hanno mai prodotto nessun tipo di problema per quanto riguarda appunto i lanci. No? Quindi avete visto dai documenti quali sono le società in cui oggi abbiamo ancora in essere delle partecipazioni, sono Ambra, che è la società per l'unità del bacino di Ravenna, l'Angelo Scherico Arcivestieri, la Banca di Cooperativa della Romagna Occidentale, l'Epida, poi abbiamo la società d'aria Terra di Faenza, società di costruzione turistica, Stepra, che è un'unità di edificazione, e poi Start Romagna, che è una società di trasporti dell'area vasta, Sei Energia, Azimut e la Sapir, che è la società che gestisce il porto di Ravenna, e infine di nuovo Quasco, che è stata poi conferita tramite fusione in Erden S.p.A. Queste sono le nostre partecipate attuali. Come sapete, su Sei Energia è già in corso da tempo la procedura di dismissione della partecipazione, quindi è stato fatto un bando pubblico per la vendita delle quote che è andato deserto, verrà probabilmente proposto a breve un nuovo bando. Quanto riguarda la città Stepra, è in liquidazione, quindi ovviamente c'è una procedura che porterà all'azzeramento della partecipazione in maniera automatica, e proponiamo in questa ricognizione di avviare le procedure per la dismissione di due partecipazioni, due società in queste, in particolare la Herbert ex Nuova Quasco e nella società Sapir, che è una società il porto di Ravenna. Riteniamo che queste due partecipazioni, pur essendo estremamente marginali, non costituiscono al momento un elemento, diciamo, di interesse, un elemento che possa in qualche maniera portare dei benefici alla nostra amministrazione. Quindi abbiamo deciso di procedere con le pratiche per la dimissione di queste due, mentre manteniamo tutte le altre
partecipazione che comunque hanno delle attività che hanno una connessione diretta con quella che è l'attività dell'amministrazione. Vi lascio la parola. Grazie.